Formaggi senza latte, quello che potrebbe sembrare un ossimoro è invece l'ultimo diktat dell'Europa. L'Unione Europea vorrebbe infatti porre fine al divieto di detenzione ed utilizzo di latte in polvere per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari, vietato in Italia da oltre 40 anni. Una procedura che metterebbe in crisi il settore caseario. Il via libera all'utilizzo del latte in polvere potrebbe infatti impoverire la qualità del Made in Italy ed avere conseguenze pesanti sulla tenuta degli allevamenti italiani, già stremati dalle quote latte e incapaci di competere anche con i costi bassissimi del latte in polvere. È un attentato all'economia e alla solidità di 40.000 stalle italiane che producono oltre 110 milioni di quintali di latte, attraverso il quale si celebrano anche le qualità che la terra, di cui anche la terra aretina e la terra toscana sono piene. Il nostro prodotto toscano dovrebbe avere un valore maggiore per una questione che riguarda la toscanità, per una questione che riguarda la tracciabilità, eccetera. È chiaro che gli interessi del nord Europa sono opposti ai nostri, loro hanno dei costi di produzione molto più bassi dei nostri, hanno un'esuberanza di latte e quindi tendono a sfruttare un po' il latte che hanno per trasformare il latte in polvere e per esportarlo con maggiori benefici, tra l'altro economici per loro, anche in paesi dove invece c'è carenza di latte. Potrebbe delinearsi un futuro che sicuramente penalizza i nostri allevamenti. Non è detto che sia un prodotto peggiore, perché se il latte da cui viene estratto il latte in polvere è un latte buono, è un latte che rispetta certi parametri, i formaggi possono anche essere accettabili. Il problema è da un punto di vista politico-economico, perché gli allevamenti nostri sono destinati allora ad avere ancora un crollo di prezzo e quindi a chiudere sempre di più. Ma speriamo che alla fine trionfi la razionalità e soprattutto la tutela dei nostri prodotti. Noi anche in Europa purtroppo non abbiamo quella forza che hanno altri paesi europei per poter imporsi a livello politico europeo e quindi spesso si subisce certe disposizioni che vengono prese dall'Europa. Bisognerebbe avere più forza contrattuale in Italia per l'agricoltura in genere e per il latte in modo particolare.